Immagini di una sagra di mezzo secolo fa, e le sagre sono il tema della puntata di agricoltura di questa settimana. Benvenuti. Perché parliamo di sagre? Intanto perché è un evento tipico dell'estate, secondo perché è passato nel tempo da momento di aggregazione delle comunità con la costa dei sacchi, con il palo della cuccagna, a momento anche di promozione di prodotti del territorio con gli stand gastronomici. E allora, proprio per capire quanto le feste patronali diventano veicolo di promozione, quindi di economia, siamo venuti a vedere un esempio tipico, quello a Cappella, frazione di Scorza, dove nella seconda parte di luglio ci sarà la festa che una volta era del santo patrono, adesso è diventata la festa del pomodoro. E siamo con Maria Marchetto, che è la responsabile della Proloco qui. Buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto raccontiamo velocemente questa sagra, che è passata dalla sagra del Carmine a sagra invece del pomodoro. Perché? Per la promuovere gli agricoltori, per fare la promozione del territorio. Ma quando è che avete pensato di spostare l'interesse dalle giostre agli stand gastronomici, quindi ai prodotti? Dal 1972 è stato l'anno in cui è stata registrata proprio la sagra del pomodoro, e la gente adesso soprattutto viene per vedere i nostri prodotti, comprarli e mangiare. Soprattutto abbiamo curato molto il cibo di qualità, abbiamo 1300 posti a sedere, pomodoro, prodotto tipico di cui si fa un risotto particolare, un risotto d'eco, straordinario con il prodotto qua della zona. Quindi diciamo che la promozione del pomodoro è legata proprio alla stagionalità. Iniziando dall'inizio di giugno, diciamo fino a settembre, abbiamo tutti i prodotti di stagione, prodotti nel nostro territorio, nel nostro paese. Grazie, andremo a conoscere questi prodotti subito dopo i titoli. Estate, tempo di sagre che con gli anni sono passate da festa del patrono a occasione gastronomica a base di prodotti tipici. Ma queste manifestazioni sono anche veicolo di promozione agricola. In questa puntata vi raccontiamo l'esperienza della comunità Cappella di Scorzè. Raggirati e sfruttati e tenuti come schiavi, la piaga del lavoro illegale da cooperative fittizie scoperto anche nella Marca, oltre 50 indiani impiegati tra vigne e campi di radicchio, e se ti morde un serpente è proibito andare in pronto soccorso. Può un formaggio dare una speranza alla montagna e alla vita in Maiga? Questa è la scommessa di Aprolav, che ha portato il Morlacco nella splendida cornice di Villa Barbaro a Maser. Forse non tutti sanno che da qualche tempo i lumachicidi, come gli altri agrofarmaci, sono acquistabili solo con il patentino. E allora come fare per evitare che lumache e limace, in dialetto i meghe, devastino i nostri orti? In questa puntata il consiglio pratico ed ecologico del nostro Adriano Favaretto. È tra gli animali quello considerato tra i più longevi, ma anche tra i più lenti. Ma forse pochi sanno che la tartaruga di terra è un'ottima amica a quattro zampe, facile da accudire, discreta, basta un giardinetto per averla sempre con noi. Come sarà l'estate di quest'anno? Nel pronostico di questa settimana le anticipazioni di Morgana, la fattucchiera che consulta il Sile sui temi della nostra quotidianità. E allora cominciamo a conoscere meglio i prodotti di questo territorio insieme a Giorgio Terzariol, che all'interno della sagra è il responsabile dell'area espositiva. Da dove cominciamo? Cominciamo dal pomodoro, che è proprio il prodotto a cui si lega la sagra che facciamo qui a Cappella. E questi dunque sono i pomodori di Cappella di Scorzè. Daniele Barbato, perché questi pomodori sono esclusivi di Cappella di Scorzè? È un seme autoprodotto. Selezioniamo dei pomodori, i pomodori più belli, di solito li tagliamo, vengono tolti i semi, vengono essiccati al sole e mettiamo via i semi ogni anno. Poi, passato l'inverno, viene fatto il trapianto in serra, e queste sono piante che sono state trapiantate in pieno campo verso i primi di maggio. Possiamo dire che voi fate proprio un processo che si porta avanti da secoli, addirittura tutto l'impianto, la legagione è fatta ancora con le strope. Sì, è un po' la tradizione del nostro paese, mostrare come si lavorava una volta. Quanto la sagra fa da promozione al vostro prodotto e ai vostri prodotti? È importante, perché noi in piazza portiamo i prodotti del nostro paese. Tutto quello che viene fatto qua nel nostro paese è garanzia di qualità, perché i produttori, cioè, da levarsi il cappello per tutti i produttori, perché tutto sembra semplice, però dietro ad ogni produzione c'è tanto tanto lavoro e tanta tanta fatica anche. Daniele, queste invece sono le batate, ovvero le patate dolci. Una produzione che è stata persa un po' nei fine anni 90, adesso molta gente prova. Questa è una zona dove abbiamo
terreno buono, terreno sabbioso. Anche queste sono piante autoprodotte. Noi selezioniamo nel momento della raccolta le patate migliori e le mettiamo via in inverno in posto caldo e a marzo vengono piantate in una serra con delle tame, sembra le tame animale, che quindi scalda e fa germogliare la patata e poi primi di maggio, metà maggio, si inizia col trapianto in pieno campo. Patata bella, si spera di avere una patata bella anche nella raccolta, insomma. Grazie, adesso è il momento delle notizie. La cinquantina gli indiani impiegati illegalmente nei campi di radicchio e tra le vigne di prosecco della pianura trevigiana. Il caso è stato scoperto dalla CGIL del Veneto dopo che uno di loro aveva contattato la sindacalista di Latina, la stessa del caso di Satman Singh. Gli stranieri sono arrivati in Italia chiamati da aziende fittizie di Caserta e Napoli, utilizzando il decreto flussi entrando poco dopo in clandestinità per effetto della legge Bossi-Fini. Il caporale che li gestiva, un pakistano, una volta scoperto ha fatto perdere le proprie tracce mentre solo una parte è rimasta nel casolare di Negrisia di Ponte di Piave e successivamente assistita dalla rete sociale. Gli altri sono stati assorbiti dalla rete del lavoro illegale sui campi, tristemente diffuso in tutta Italia. Da venerdì 5 luglio i Colli Euganei sono ufficialmente riserva biosfera UNESCO. La decisione è maturata durante la 36esima edizione del Comitato Coordinatore del Programma MAB ad Agadir in Marocco. Per la candidatura dei Colli erano presenti il presidente dell'ente parco Alessandro Frizzarin e l'assessore regionale al territorio Cristiano Corazzari. La decisione è stata presa all'unanimità dai delegati dei 35 stati membri in rappresentanza degli oltre 180 stati che fanno parte del programma MAB dell'UNESCO. Grande soddisfazione da sindaci e dei 15 comuni euganei, nonché dai tanti operatori economici che vedono come una grande opportunità economica l'inserimento dei Colli tra le riserve della biosfera. Sono circa 220.000 le presenze nella tre giorni della scorsa settimana all'interno del villaggio Coldiretti a Venezia. Residenti, tanti visitatori dal Veneto e dal resto d'Italia e moltissimi stranieri hanno affollato gli spazi tra Riva Sette Martiri e Giardini Napoleonici alla scoperta della grande biodiversità dell'agricoltura italiana. È il bilancio stimato dalla Coldiretti a conclusione della grande kermesse contadina con oltre 200 stand fra mercato degli agricoltori, street food, agriasilo, animali della fattoria, orti, fattorie didattiche, agrichef, laboratori, nuove tecnologie e workshop, dove è stato possibile degustare, apprendere, giocare e divertirsi, creando un forte legame tra campagna e città. Il granchio blu ha causato sino ad oggi danni per 100 milioni di euro ai pescatori italiani, devastando gli allevamenti di vongole e cozze, ma facendo piazza pulita anche di ostriche, telline, altri crostacei e pesci come soglioli e cefali, per un conto che rischia di raddoppiare se non verranno presi provvedimenti per fermare l'invasione dei killer dei mari. È il bilancio stilato con il Veneto che è la regione più colpita dall'emergenza. Il Delta del Po è la zona dove la presenza del granchio blu sta causando i danni più ingenti. A partire dalla primavera 2023 e da tutt'oggi, sia nel versante veneto che in quello emiliano, la produzione di vongole è stata praticamente azzerata. Devastati anche gli allevamenti di cozze a partire dalla pregiata Scardovari DOP. Una situazione che minaccia la sopravvivenza nella zona di oltre 2000 famiglie, con una gran parte dei dipendenti delle cooperative e dei consorzi che si trovano in cassa integrazione e con una difficoltà per gli addetti delle ditte individuali che non possono beneficiarne. Altro prodotto che viene qui da questa terra, la terra di Cappella di Scorsè, è lo zucchino, un prodotto comunque che va nella distribuzione. Sì, è un prodotto che si produce da decenni nella zona e si sono un po' ridotte le superfici perché la manodopera è un po' difficile da trovare, lo zucchino è una coltura che deve essere raccolta tutti i giorni, compresa la domenica, però è un prodotto che negli ultimi anni ha dato soddisfazione, come è successo negli ultimi 2 anni soprattutto, in cui ci sono state estati molto molto secche a sud, il prodotto locale è stato molto valorizzato e ha portato soddisfazione agli agricoltori locali. L'azienda agricola che età media ha qui a Cappella di Scorsè? Allora, è in corso un po' di ricambio, quindi i titolari delle aziende magari cominciano ad avere 50-60 anni e abbiamo alcune aziende in cui si sta facendo il passaggio generazionale di ragazzi che adesso hanno intorno ai 20-25 anni. Cambio generazionale nelle aziende, ma cambio generazionale anche all'interno della saga dell'organizzazione, i giovani ci sono.
Io mi considero un po' un giovane, quindi come me ce ne sono altri. Per voi giovani cosa significa la sagra, vista anche come promozione di prodotti? Ci stiamo rendendo sempre più conto che abbiamo un tesoro in casa, che abbiamo tante cose che noi forse diamo per scontate e che alcune volte bisogna andare vicini a perdere per poi riscoprire. Ed è forse quello che sta succedendo qui, ci stiamo rendendo conto veramente di avere qualcosa che può tenerci impiegati e soddisfatti qui vicino a casa, qui nei nostri terreni. Ecco, a proposito dei terreni, qui la coltivazione principe comunque resta quella del radicchio. Assolutamente, un po' per la tradizione degli ultimi 30-40 anni, un po' perché è quella che ha dato forse più soddisfazione anche economica agli agricoltori. Ma quando non piantate il radicchio di Treviso, come utilizzate il terreno? Lo facciamo ruotare, facciamo delle rotazioni con cereali oppure con il cavolo cappuccio. Cavolo cappuccio, oltre che dare un po' di soddisfazione economica tra maggio e giugno, dà anche, predispone il terreno per una buona coltura del radicchio. Grazie, adesso noi ci fermiamo per un servizio dedicato ai formaggi di montagna. La villa di Masere è uno dei monumenti più importanti che abbiamo qui nel Veneto, è patrimonio dell'umanità UNESCO, è stata costruita da Andrea Palladio e all'interno custodisce un ciclo di affreschi straordinario di Paolo Veronese. Questo è lo scenario per le 8 interpretazioni del formaggio Morlacco del Grappa. Non una competizione, ma la promozione di uno dei prodotti tipici delle Malghe, che anche attraverso questa promozione in pianura cercano un rilancio economico dopo anni complicati. Con questa iniziativa cerchiamo di valorizzare e di promozionare il nostro territorio e di promozionare il Morlacco del Grappa. Morlacco del Grappa che diventa un'anteprima in questo momento perché le Malghe sono salite solamente 20 giorni fa. Iniziativa partecipata nella sua seconda edizione anche dal settore del credito per un obiettivo che vuole abbinare cultura del gusto con salvaguardia dei territori. Il settore lattiero caseario sappiamo che è un settore che purtroppo è in crisi rispetto ad altri settori, che non viene neanche tanto tenuto in considerazione anche a livello europeo, però Aprola sta facendo un bellissimo lavoro. Il nostro sostegno ad Aprola anche in serate come questa, dove parliamo di Morlacco, di Bastardo del Grappa, di formaggi che sono frutto di una tradizione, ma sono soprattutto dei formaggi che, se rivalutati come sta facendo Aprola, permettono all'uomo di rimanere nei territori e di avere quel minimo di reddito, quel reddito che gli permette di sopravvivere. Un'altra delle coltivazioni qui a Cappella di Scorzè riguarda il cavolo cappuccio. Giorgio Terzariol, è una coltivazione però propedeutica a? A radicchio di Treviso. Spesso viene piantata in maggio per poi essere raccolta fino a fine giugno, primi di luglio, e poi dove era il cappuccio viene seminato o piantato il radicchio di Treviso. Anche questo prodotto viene presentato durante la sagra? Certo, potete trovarlo sia nella varietà a punta sia quello tondo. E qui invece abbiamo il radicchio, abbiamo praticamente la selezione del radicchio. Esatto, noi ci teniamo molto a proseguire le varietà che abbiamo sempre prodotto, uno perché caratterizzano noi in termini di sapore, per esempio, è una cosa che ricerchiamo, e due perché sappiamo che sono quelle che poi funzionano sui nostri terreni, funzionano col nostro clima. Qui per esempio abbiamo delle piante che in questo momento sono a fiore, in piena fioritura, sono già da una settimana circa in fioritura, sono piante che abbiamo tolto dal terreno in gennaio, quindi varietà post natale, e di solito una pianta così viene raccolta con la radice, viene fatto tutto il processo di imbianchimento, di forzatura per 15 giorni in acqua, come si usa fare con tutto il radicchio di Treviso, e successivamente, quando la pianta è pronta, si potrebbe vendere. Decidiamo invece, selezionandola visivamente, di piantarla, di ripiantarla e di tenerla da parte al caldo per circa un paio di mesi. In quel momento lì, in quella fase lì, lei riparte sentendo un po' di calore e poi viene ripiantata qua per la fioritura e poi la successiva raccolta dei semi. Il seme sarà pronto però per il prossimo anno. Esattamente, quindi lo raccoglieremo fra circa una settimana e poi verrà piantato l'anno prossimo. Grazie, adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità. Seconda parte, continueremo qui da Cappella di Scorzè a raccontarvi la sagra ma anche i prodotti di questa terra.
Seconda parte di agricoltura, l'argomento di questa settimana sono le sagre, momento dell'estate, ma le sagre come divertimento di una comunità o anche come momento di promozione dei prodotti e di un territorio. Allora siamo venuti qui a Cappella, frazione di Scorzè, proprio per capire questa differenza e queste opportunità. Siamo con Giorgio Terzariol che della Sagra del Carmine, diventata Sagra del Pomodoro, è diciamo responsabile dell'area mostra, cioè dell'area della mostra mercato. Qui dove siamo? Qui siamo nell'azienda di Marinato Samuele, un ragazzo che produce in questo periodo cetrioli e meloni lisci. Che sono comunque fanno parte del paniere che voi proponete durante la sagra. Assolutamente, nel periodo della sagra presso la mostra vengono esposti, fatti vedere in tutta la loro bellezza e poi anche si possono acquistare. Samuele, questo è il prodotto, perché è a giusta maturazione in questo momento? Beh, per la, sia la sua misura e sia anche per un discorso di perché quando sono più piccoli anche la pelle è più fragile, delicata e quindi il prodotto risulta anche meno conservabile. Perché hai scelto di produrre proprio cetrioli? Perché su una superficie piccola come una serra, per sfruttare di più i metri quadri, qua hai una resa disposta in verticale che quindi ti permette di occupare meno spazio. Tu hai 26 anni, perché hai scelto di fare l'agricoltore? Ho sempre avuto la passione e dopo ho fatto anche la scuola di agraria e dopo ho scelto di prenderla come strada lavorativa, insomma. Tu hai fatto anche l'esperienza di chilometro zero, perché non è andata bene? Per un discorso negli ultimi anni di aumento dei costi sia di produzione che di gestione della vendita al dettaglio, quindi insomma una scelta più che altro di tipo economico. Però il prodotto principe della tua annata resta il radicchio rosso. Sì, sicuramente, sia come quantità che produco e come lavoro remunerativamente parlando, di sicuro il radicchio rosso è il prodotto di punta. Grazie, adesso è il momento del nostro Adriano Favaretto. In questa puntata cosa trattiamo? Trattiamo il rimpianto purtroppo del basilico, perché le lumache e chiocciole o i meghe o sciosi mega magnai che 7-8 piante che impianta, quindi bisogna ripartire da nuovo. Prima operazione, si smuove il terreno con una forca un pochettino, aggiungendo anche del terriccio. Questo terriccio qua è il frutto degli sfalci dell'erba del giardino e della raccolta delle foglie in autunno macinate assieme e buttate là. Dopo un anno si raggiunge questo qui. Il compost lo mettiamo sopra dove dobbiamo piantare il basilico e diamo una sforcata. Eccoci qua. Allora, si rompe il solito parte del fondo, ecco, e si mette giù. La distanza di 15 cm l'uno dall'altra. Abbiamo rimpiantato il basilico perché i miei esciosi mi aveva mangiato. Qualcuno dirà, ma sei stato fesso? Perché non metti il lumachicida? Il lumachicida adesso non te lo danno più, ci vogliono i patentini, oppure ti danno un prodotto che tiene lontano, ma se una sbrizza dentro ha fanetto lo stesso. Quindi io ho pensato invece al sale. Perché il sale della cucina, quello grosso? Perché le meghe o anche i ciosi, quando che si sola o che si avvicina al granello, e si ustiona e quindi retromarcia. Fate una righetta così, lo spargete attorno, proprio da isolare la parte del piantagione, vedete? Quindi sono circondati e loro da qualsiasi parte i mei rive e trova già il sale. Come vedete basta un pugnetto, poi dipende quanto dovete fare logicamente, ma insomma il sale grosso costa manco dei veni. Ciò non toglie anche che ogni 8-10 giorni, insomma durante il giorno, durante la giornata, date un'occhiata se funziona, perché troverete quelle scie vischiose lì che lascia, quelle sbavature che lascia di mega o ciò, vuol dire che c'è cascotà e azendala, insomma. Mi raccomando, come sempre, fate un buon lavoro. Samuele, qui siamo con i meloni. Differenza di produzione rispetto al retato? La mia esperienza è solo sul melone liscio, perché
le poche esperienze che ho fatto in passato sul retato, ho visto che la produzione c'è, ma è qualitativamente scarsa. Quest'anno, quest'annata, con il tempo che è venuto via, prima il freddo, sì, poi le piogge, come sta andando quest'annata dal tuo punto di vista? Personalmente non è andata male, diciamo, rispetto alle condizioni climatiche che ci sono state. Tra gli ultimi anni sicuramente è stato il più difficile dal punto di vista climatico e di quantità di acqua scesa. Quindi è sempre difficile, insomma, coltivare la terra? Sì, 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 sicuramente. Bisogna fare una media tra periodi più alti e altri più bassi. Però tu sei ottimista, continui ad andare avanti? Sì, sì, sicuramente. Giorgio, abbiamo visto questi prodotti che saranno in mostra durante proprio la sagra. Quanto questo può aiutare Samuele a continuare nella sua produzione? Questa fa parte di una serie di iniziative che vogliamo mettere in piedi proprio per aiutare i piccoli produttori, che sono quelli che tengono vivo il prodotto locale. La promozione attraverso la sagra, ma poi la clientela lo capisce? Noi cerchiamo di spiegarlo in tutte le maniere e ogni occasione che abbiamo. La mostra è una di quelle, perché per esempio al supermercato non c'è qualcuno che ti spiega il prodotto, mentre lì ci sono io, ci sono altri ragazzi che come me spiegano tutte le fasi di produzione e le differenze tra varietà. Forse si era un po' perso, si dava un po' per scontato la conoscenza dei prodotti, ci rendiamo conto che invece i prodotti vanno spiegati. A proposito di prodotti, ma qui vedo solo orticolo, non c'è nient'altro a Cappella? Assolutamente no, abbiamo anche una buonissima produzione di pesche, susine e prugne. Andiamo a vedere. Subito dopo il nostro Lorenzo Gatto. Visto che la puntata è iniziata parlando del pomodoro, continuiamo capendo le proprietà salutistiche del pomodoro. Perché fa bene mangiare il pomodoro? Intanto diciamo che 100 grammi di pomodoro maturo apportano circa 17-19 kcal, quindi è considerato dietetico. Poi contiene ferro, zinco, selenio, calcio e una buona quantità di vitamina C. Quindi fa bene al nostro corpo. Ma l'aspetto più importante è il contenuto in licopene e beta-carotene. Il beta-carotene si trasforma in vitamina A. Il licopene si è visto che protegge in maniera anche preventiva verso alcuni tumori della prostata, del polmone in particolare, e anche dell'apparato genitale femminile. Perché la pianta sintetizza il licopene? Perché gli serve per proteggere dal sole il frutto. E il modo migliore per assumere il licopene è mangiare il pomodoro maturo. Dove si trova il licopene nel pomodoro? Beh, nella parte della polpa più vicina alla buccia. Come dobbiamo mangiare il pomodoro? A crudo dobbiamo masticarlo molto bene. Meglio sarebbe mangiarlo cotto però. E naturalmente spappolare la polpa in olio d'oliva, perché il licopene si scioglie nell'olio e resiste al calore. Ecco che la forma migliore per assumere il licopene è mangiare la salsa di pomodoro. Il pomodoro può anche essere utilizzato come maschera di bellezza. Allora prendiamo 50 g di polpa di pomodoro maturo, un 7-6 grammi di glicerina e un 2 grammi di sale da cucina fino. Questa non è una crema, è una maschera e deve essere applicata nel viso e tenuta per almeno quei 10-15 minuti. Il sale ha proprietà di scrub, cioè proprietà levigante. La glicerina ha anche proprietà idratante e il pomodoro ha proprietà da una parte idratante ma anche levigante e lievemente anche protegge dal sole. Termino con una curiosità. Perché il pomodoro si chiama così? Beh, perché le piantine portate in Europa dal Sud America, intanto per oltre 200 anni, avevano solo uno scopo ornamentale, perché sia la pianta che il frutto era considerato tossico, velenoso. Poi il frutto non era come quello che conosciamo oggi, era molto più piccolo e di colore giallo, da qui il nome pomodoro. Ma qui a Cappella di Scorzè non c'è solo verdura, c'è anche frutta, e frutta davvero particolare, Francesco Povellato, non è vero? Sì, come per esempio come questa pesca bianca,
gli fa dal nome Maria Bianca, che veniva coltivata specialmente nelle zone delle isole di Venezia. Questa pesca ha una storia particolare legata al Bellini. Al Bellini, sì, perché Cipriani ha avuto una fantasia particolare fatta con la pesca bianca. È stata Maria Bianca che si vanta di averla inventata e di averla esportata in tutto il mondo. Ma lei fa il frutticoltore da quanto tempo? Quando è mancato mio padre, nel 65. Una vita per la pesca e per le susine. Ma funziona più la pesca o la noce pesca? La noce pesca, naturalmente. La noce pesca è più, diremmo, un 70-80% richiesta di più delle pesche, perché tanti sono allergici al pelo delle pesche. Il suo prodotto che dove va di solito dopo il mercato? Le susine, le prugne vanno in montagna specialmente. E la pesca? Mentre è la pesca locale, diremmo, sì, le nostre produzioni qua. Poi tra l'altro lei è uno dei pochi che qui a Cappella fa il chilometro zero, cioè lei vende in casa. Diremmo un veterano del chilometro zero, perché quando ho preso l'azienda, come dicevo, nel 70, diciamo, le pesche non c'era mercato, non avevano vendute, e allora si è inventato a mettersi in strada con una cassetta di pesche, e se ha cominciato a fermarsi una macchina, ha cominciato a fermarsi una moto, da che volta là che mi ho messo fuori a vendere pesche, e naturalmente quanti 50 anni che si è inventato il chilometro zero, insomma, ecco. Grazie, adesso andremo a vedere insieme le susine e le prugne subito dopo Zampettando. Buongiorno, sono Diego Cattarossi, medico veterinario specializzato nella cura dei nuovi animali da compagnia. Oggi ci troviamo al Tropicarium Park di Jesolo per parlare di testudini, quindi di tartarughe di terra. Abbiamo qui con noi un bellissimo esemplare adulto di Testudo Hermanni, la testugine di Hermann. Insieme alla testugine marginata e greca, fa parte delle tre specie di tartarughe terrestri da sempre presenti in Europa, nel sud Europa, quindi sono animali che definiamo autoctoni. Quelli che vengono venduti nei negozi e che troviamo nei parchi zoologici sono tutti nati in cattività. La riproduzione è relativamente semplice di questi soggetti, vengono venduti un po' a tutti. Diciamo che l'unica attenzione, parlando di testugini mediterranee, è che debbano essere accompagnate da un documento che certifichi la nascita in cattività, si chiama documento CITES, e sempre nel caso delle testugini mediterranee devono essere fornite di microchip per una identificazione certa. Sono animali intelligenti che imparano a riconoscere il loro proprietario, sono animali molto longevi che possono arrivare a vivere 40-50 anni, possono essere tenuti in casa, indoor o anche in giardino, perché provenienti dalle nostre zone sapranno istintivamente durante il periodo freddo andare in letargo, sotterrarsi e rimanere quiescenti, dormienti per tutto il periodo freddo. Sono degli erbivori stretti, quindi l'alimentazione migliore è proprio quella del prato polifita, ovvero l'erba del nostro giardino, che può essere integrato con frutta e verdura. Francesco, questa pianta ha 70 anni. Ok, perché è stata impiantata nel 1955. E questa è una pianta di prugne. Prugne. Ecco, prugne. Spieghiamo la differenza tra prugne e susine per chi non la capisce. Prugne sono delle varietà europee, diciamo. Prugne che si staccano dall'osso, quando le apri si stacca dall'osso. Invece la susina? La susina è entrata nel mercato 30-40 anni fa, proveniente dall'America. Rispetto alle pesche, questo prodotto qui va via di più o di meno al mercato ortofrutticolo? Di più, perché pesche provengono dappertutto. Se stiamo qua a raccontare la storia, mio nonno era già il più grande esportatore che già era qua intorno,
pesche doveva partire tutte dalla stazione di Mogliano, che arrivava in Germania, in Inghilterra, in Austria, dovevano avere il timbro del mercato della stazione di Mogliano. Francesco, invece questi sono i verdassi, cioè? Una prugna bianca. Anche questa vecchia data, antichissima e apprezzata dai veneziani, ecco, perché a Venezia e coltivava Iori Soiso e Sant'Erasmo e altri, e perché i veneziani di antica tradizione, quando fanno la cena in barca, no? del Redentore, dopo mangiato, è ancora la tradizione dei Verdassi. Quindi cosa dice i veneziani? Che non si può fare il Redentore? Senza i Verdassi. Il Megas ha detto sai i veneziani. E questi, anche questi prodotti voi nella mostra mercato li esponete qui a Cappelle di Scorzè. Sì, perché maturano proprio giusti questi qua, il periodo giusto di maturazione. Grazie, adesso è il momento delle previsioni. Finalmente qualche giorno di tempo stabile, di tempo estivo, d'altronde ormai siamo in piena estate. E grazie a una rimonta dell'anticiclone, vedete la carta del tempo, un anticiclone però che non è molto, molto intenso, quindi durerà qualche giorno, poi speriamo bene, ecco, c'è solo da sperare perché già fine prossima settimana le previsioni a lunga scadenza ci dicono che potrebbe esserci un peggioramento, ma ci torneremo. Intanto questo fine settimana, i giorni a seguire, abbiamo cielo in prevalenza sereno, un'attività comuniforme ma dovuta anche al caldo sui rilievi, qualche fenomeno domenica pomeriggio sui rilievi, ma qualcosa potrebbe sconfinare in pianura, ma nulla di significativo. Cielo prevalenza sereno ancora per i primi giorni, per gran parte della prossima settimana, salvo questa attività cumuliforme durante il pomeriggio, qualche fenomeno sui rilievi e nulla più. Dicevamo, a fine prossima settimana potremmo avere di nuovo un cambiamento. L'anticiclone c'è, ma non è così intenso. Vedremo l'evoluzione, si potrebbe anche rafforzare. I venti sono deboli, direzione variabile, la brezza naturalmente solida d'estate lungo la costa. Le temperature minime intorno ai 20-21 gradi, le temperature massime intorno ai 30 per il fine settimana, però ben più alte poi nel corso della prossima settimana, quindi avremo 33-34, localmente anche 35 gradi. L'alta di gradi che è previsto poco mosso, quasi calmo. È tutto. Maria Marchetto, siamo tornati dove siamo partiti. Questa è l'area che dalla prossima settimana accoglierà la vostra sagra. Sì, dalla prossima settimana qua ci saranno le strutture. Abbiamo 1300 posti a sedere. 1300 posti per uno stand gastronomico, ma anche un'area espositiva dove le aziende si prenotano da tempo per essere presenti. Sì, le aziende ci chiedono di essere presenti per esporre i loro prodotti. Sono 15 aziende che io ringrazio. Un buon motivo per venire alla vostra sagra. Venire alla nostra sagra per assaggiare il risotto al pomodoro e il pomodoro ripieno, che sono i nostri due piatti di punta. Quanto la gente che viene qua, viste anche le passate edizioni, aiuta poi invece la vendita del prodotto direttamente dalle aziende? Sì, aiuta molto la nostra mostra, perché le persone che vengono qua ci chiedono di andare nelle aziende a comprare. Ma possiamo quindi dire che le sagre da festa patronale stanno diventando sempre di più veicolo di promozione dei territori? Sì, le sagre sono veicolo di promozione del territorio. È molto importante farle anche di qualità, così come le facciamo noi. Grazie a Maria Marchetto, si chiude qui questa puntata di Agricoltura, essendo la prima puntata del mese di luglio. L'ultima parola ce l'ha Morgana con il pronostico per questo mese. Noi ci vediamo la prossima settimana. Da Morgana del Fiume Silente, che anche a sto mese è qua presente per contarvi il futuro senza domandarvi niente. Intanto che avevo visto che tempo matto, altro che estate caldo e sol, tutti i dì di vento e piova, ma sarà un gran fatto. E de sera e il maionetto, anche se uno non vuol. Così a frutta non matura e sui marcai troviamo solo roba trista e foresta. Pa' i nostri contadini continuerà a essere dura, sperando anche che non arrivi grandine che appesta.
Mare di San Piero che ga preoccupa qui del prosecco, anche se fin adesso il tempo non li ga bastonai. Tanti e bei graspi se il temporal non mette il becco. E pai cantine, prevedo guadagni assicurai. Spiasi invece pai rossi che non darà ben per niente. Coraboso, cabarnè, merlocchi sparirà. A gente, non va a rischiare per un bicera patente. Anche se dopo però un spris comunque si fa. Peccà perché perderemo beusere un tocco della nostra storia de gelsi e vide. Ma visto che de seta e cavalieri se torna a voler sapere, tenerle pasquoe e turisti sarà per tutti una delle sfide. E in altra se pa il succaro dei buoni auspici, qua bieto a che faccia parschei a chi se piscaltri. Peccà che siamo rimasti solo con due succherifici, perché l'Europa i mega imposto de serar tutti che altri. Europa che si non cambierà, tenendo la stessa siera, nonostante a gente che col voto i stacciari. Basta con idee che non stanno in cielo né in terra. Ma quei se ne frega e continuerà a farsi i suoi affari. E poi la legge sull'autonomia, che diventerà un'altra grande questione, col Veneto che il cuore sa subito via e che altri che non vorranno moer nessuna mansione. Speremo che al referendum non si arriva, perché rischiamo sì così di spaccare la nazione, col nord contro il sud in a deriva, che porterà una guerra a un rabalton. Perché ricordeve co che se schei de meso se ga sempre crea una brutta situazione. A gente in sti casi tira fuori del suo peso, invece che cercare di migliorare a tutti a condizione. E questo è il pensiero di sto mese che il Sil mi ha detto di contarvi, perché che riflettei un poco in mezzo alle spese dei ferie che si drio far per straviarvi. E con queste parole Morgana vi saluta e va via. Vi augura buone ferie al mare o in città. Se vediamo a settembre qua, in pastoria, per un altro pronostico speremo di pace e serenità.